Grazie a voi, è una bella giornata per la sanità campana, per la sanità delle aree interne. Siamo stati in prima mattinata a Solofra, ad Avellino, oggi siamo qui al San Pio, poi andremo all'ASL di Benevento. C'è da essere francamente orgogliosi, abbiamo visitato due reparti che abbiamo rinnovato completamente con tecnologia all'avanguardia in Italia e in Europa. C'è un reparto che riguarda la procreazione medicalmente assistita che è, credo, uno dei reparti più avanzati d'Italia. Davvero straordinario per le tecnologie che utilizziamo e quindi per la possibilità di successo che ha la procreazione medicalmente assistita per tante coppie che possono evitare di andare in giro per il mondo per avere un bambino o una bambina. Poi cardiochirurgia, abbiamo un reparto di emodinamica che è davvero all'avanguardia. Abbiamo, caso unico in Italia, posti singoli nelle terapie intensive, stanze singole che vengono controllate e monitorate a distanza, e abbiamo una qualità dell'interventistica cardiologica, dell'emodinamica che è davvero all'avanguardia. Ovviamente noi abbiamo realizzato qualche anno fa la rete IMU dell'infarto del miocardio, quindi abbiamo la possibilità di salvare la vita per i tempi di percorrenza che hanno pazienti che vengono colpiti da un infarto. Qui ci si salva la vita, davvero ci si salva la vita. Abbiamo un reparto di assoluta eccellenza di cui essere orgogliosi, e orgogliosi due volte se teniamo conto del fatto che comunque come sanità campana continuiamo ad avere 10.000 dipendenti in meno e centinaia di milioni in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi davvero stiamo facendo dei miracoli, e bisogna ringraziare i nostri dirigenti, il personale medico, infermieristico, amministrativo dei laboratori, perché anche questa mattina abbiamo registrato un senso di appartenenza, una passione per il lavoro che veramente sono straordinarie e che sono una delle risorse più importanti su cui stiamo puntando per avere una sanità di eccellenza. Il pronto soccorso, sta intervenendo spesso sull'emergenza pronto soccorso, che novità ci sono? Pronto soccorso in Italia, questo è diventato un problema nazionale ovviamente, e risente del fatto che questo governo, come pure quelli precedenti per la verità, sta uccidendo la sanità pubblica. Ormai dobbiamo parlare in questi termini. La sanità pubblica rischia di crollare perché non c'è nessuna programmazione, né per quanto riguarda il personale che è carente dappertutto. Devo dire che paradossalmente abbiamo liste di attesa più corte in Campania, tempi di attesa più brevi in Campania rispetto a regioni del nord privilegiate per i finanziamenti che hanno avuto. Voi sapete che noi abbiamo tutte le strutture sanitarie che hanno un bilancio attivo. È incredibile in Campania. Per darvi un esempio, la regione Toscana ha denunciato oggi 500 milioni di euro di debito sanitario, peggio ancora l'Emilia e così le altre regioni del nord. Quindi veramente stiamo facendo un lavoro straordinario. Allora, per i pronto soccorsi, noi ne abbiamo almeno una decina di pronto soccorsi, come dire, più periferici. Il dottore Scherile è stato però molto simpatico, ha parlato dei prodotti tipici abbinati alla sanità del territorio, Aglianico, Torroncini. C'è questo vantaggio, ci sono medici che vengono qui anche perché c'è una gastronomia interessante. E poi ovviamente il primario di cardiologia ci ha fatto osservare che alcune produzioni. Alcuni prodotti in particolare. Alcuni prodotti. Il croccantino dove ci sono le nocciole e il cioccolato. L'Aglianico, presidente, l'Aglianico, bere quotidianamente un solo bicchiere fa bene. E la mela Nurka riduce di molto il colesterolo. Ha preso appunti, presidente? Sì, ma non esagerare, perché Aglianico non vorrei trovarvi brilli tutti quanti la prossima volta. Con moderazione. Grazie, grazie.